Come possiamo fare in modo da limitare l'oscillazione di un edificio in caso di terremoto? Uno dei sistemi è quello degli smorzatori a massa accordata. Che significa? Fondamentalmente si tratta di masse, cioè di pesi, che vengono posizionati nella parte alta di un edificio e che sono collegati in maniera tale che si possano muovere, ma non del tutto liberamente, ovviamente controllati da molle o da pistoni, ma sono accordati con l'oscillazione propria dell'edificio. In questo modo, quando avviene un terremoto e l'edificio quindi si muove, la massa va in controoscillazione e quindi si ottiene un effetto frenante. Ovviamente la quantità di peso e il tipo di freno che viene creato deve essere calcolato bene per avere proprio questo effetto frenante. E fisicamente questo può essere inserito in piani tecnici di un edificio o addirittura una parte può svolgere questa funzione. Se immaginiamo gli ultimi due o tre piani diventano proprio una massa che smorza l'oscillazione dell'edificio e l'effetto che si ottiene è ottenere in definitiva un edificio antisismico.